E così te la sei cavata anche stavolta? Certamente, ne dubitavi? È stato facile, quei colombiani non si aspettavano certo che piombassi all'atto con mia lancia d'arcia di petizione. Vuoi farmi credere che è stata una passeggiata? Non proprio, un problema l'ho avuto. Quei maledetti avevano un bestione riguardo del corpo. Si chiamava Coco, un cinese. Si chiamava? Perché? Che fine ha fatto? Si è investito con un carro armato. È stata una mossa bellissima. A te che sei proprio vanitoso, ma chi ti credi di essere? Blonde, Race Blonde. È inutile che ci provi, niente mi può fermare. Ma dimmi una cosa, c'è, ho paura del buio. Ah, sì? Ciao, due bene, novità? Sì, deve essere successo qualcosa di importante. Qui sono tutti agitati. Dica, colonnello. È arrivato? In questo momento. Subito. Chi vuole? Buongiorno, colonnello. Buongiorno, comandante. Si accomodi. Com'è andata la sua vacanza a Rio de Janeiro? Diciamo che non mi sono annoiato. Ne sono felice. Una bomba!
Comandante, che le prende? Io credevo... Ah, questa. È un ricordo del mio primo sabotaggio. Mi scusi. Che cos'è? Ne porto ancora i segni. Salve, mortale. Sono Mister Newton, il capo supremo della struttura. Ho inventato un'arma micidiale capace di distinguere l'intera nazione. Essa si chiama Trantex. Sono disposto a vendere la migliore offerenza ad un'altra che organizzerò nella mia base segreta. Essa si trova... Ah, è detto troppo. Sappiate solo che il prezzo base è di 100 milioni di dollari. Un abbraccio. Questo filmato è stato per tutte le nazioni. Quel tizio che tu hai visto è il capo di un'organizzazione criminale chiamata Sfrutta. È una sigla che significa sequestri, furti, rapine, truffe, terrorismo e altro. Il nostro paese vuole impedire che questo tizio venda quest'arma micidiale che si chiama Trantex, che trasforma gli uomini in donne. Non ci saranno più soldati e non ci saranno più fidanzati. E se tutti diventano donne, non ci saranno più figli. E il mondo si estinguerà. Dobbiamo fare qualcosa, non voglio fare questa fine. L'abbiamo già provato. Abbiamo perso uno dei nostri uomini migliori. L'agente 0823, Stefano Bon. Mio cugino, cosa gli è successo? È stato in aria con tutto l'albergo dove si trovava. Il corpo non è stato ritrovato. Era uno dei migliori. Adesso sei rimasto solo tu. Salvaci. Va bene, ci penserò io. Pronto? Cucù? Il comandante Bond sarà lì tra poco. Va bene. Prima di partire, vai alla sezione speciale. Ti daranno l'equipaggiamento necessario. Queste sono le informazioni per proseguire la missione. Conti pure su di me. Non fallirò. Altrimenti guai! Buongiorno, dottor. Salve, comandante. Venga, ho preparato tutto. Qui c'è tutto l'occorrente alla missione. Una bomba, una radio ed una pistola di ordinanza. Questa è speciale, se non si toglie la sicura, chi spara muore, le faccio vedere. Scusa, puoi venire qui un attimo? Mantieni questo. E adesso sparami. Ovviamente. Spara, forza. Visto? Venga, le faccio vedere la sua auto adesso. Eccola qui. È un nuovo modello. Non si lascia impressionare dall'aspetto perché sembra chissà chi, ma dentro è un gioiellino. Come lei può vedere, è dotata di tutti i comfort. Interni in pelle, accendisigari, orologio e radio stereo AM/FM CD. E inoltre dei piccoli assi nella manica di un'inventiva. Bella, vero? Le darò anche questo orologio, una potente calamita. Le faccio vedere come funziona, un attimo. Assistente? Vieni qui. Mantieni questo e prendi questo pulsante. È una potenza eccezionale. Basta indirizzarlo verso oggetti metallici e tenere premuto il pulsante. Attrae qualunque cosa. Le potrà essere molto utile, comunque tutto questo materiale deve essere inviato alla sua destinazione. E dove sarebbe? Beirut.
Amico, scusa, conosci un certo Zanzibar? Forse che sì, forse che no, chi lo vuole? Un amico, un carissimo amico. Qui sono tutti amici di Zanzibar. Perché, dimmi, chi sei? O ti apro una piazza nascita? Allora che fai, amico? Gettate le armi, lo sgombio Zanzibar. No, dopo me! Alza le mani, e poi fermi là. Allora? Allora, Zanzibar, ti ho parlato con mio cugino Stefano Boni. Avevi promesso di dargli tutte le informazioni sul Zanzibar. Ma invece gli hai mandato una bomba. Tu non ne sai niente, vero? Voglio il transit. Io sto al Grand Hotel. Mandami qualcuno con quello che ti ho chiesto. Ti do tempo fino a stasera, altrimenti tornerò e ti darò un biglietto di sola andata per l'inferno. Fermi. Mi piace la musica di Mozart, Kuma. Era un grand'uomo, proprio come me. Mio signore! Come osi interrompere Mozart? Mio signore, perdonami. A Zanzibar, la nostra spia di Beirut, ci informa che un tizio, cugino di Stefano Bond, vuole da lui il transe. Digli di sistemarlo come ha fatto con Stefano Bond. Eseguo immediatamente. Gli uomini della città non si arrendono mai. Avete portato la merce? Sì. Bene, vediamo. Avete lasciato testimoni? No. Neanche io. Ma lei chi è? Il mio nome è Blom. Little Blom. Quel maledetto si è salvato. Lido. La tua compara caduta. Andiamo a prendere. Ieri notte al Grand Hotel di Beirut è scoppiata una bomba.
55 morti e 30 feriti. Sembra che le cause di questo attentato siano di motivi politici. Non si sa a chi attribuire la causa di questo fatto. Grave è stato lo scoppio. Si è sentito per oltre un raggio di 50 km. Ancora sono a scavare sotto le macerie per trovare i feriti. Vedete le immagini? La cosa è stata molto terribile. Schegge che colpivano i palazzi fino a centinaia di metri, persone che sono svegliate durante il sonno, ci sono milioni e milioni di danni a causa dei vetri, dei palazzi, delle macerie, proprio è una cosa esagerata, macerie che cadevano sopra le macchine, ci sono tantissimi danni, il paese ormai è in subbuglio. Mio signore, cosa vuoi ancora? I nostri uomini da Beirut ci informano che Riz Blond è vivo. Maledizione! Io l'ho riportato subito al mio cospetto. Esegui immediatamente. Voglio pensarci io personalmente. Una macchina è entrata nel cancello est. Sono i nostri con Riz Blond. Informate subito il capo. Si accomodi, signor Blond. Come fa a conoscere il mio nome? Lei ha lasciato i suoi documenti in macchina. Lei ha ostacolato i miei piani per l'ultima volta, Blond. E siccome ha causato innumerevoli danni alla mia operazione, ho deciso di riservarle il trattamento che merita. L'affiderò alle cure di Kazim. Nessuno gli è mai sopravvissuto. Adesso mi scusi, ma ho degli ospiti che mi aspettano. Lei intanto si diverta. Addio, signor Blond. Buonasera signori, passiamo subito alla presentazione. Chualakaka dell'Emirato Arabo, Frank Rabarbaro della mafia italo-americana, Hot Dog del clan dei canadesi e Chan Cachet della triade cinese. Ciò che voglio presentarvi oggi signori è un'arma eccezionale, si chiama Transex. E adesso che fai? Kazim, visto che devo morire, perché non ti prendi il mio orologio? È un peccato che finisca nella tomba con me. Se pensi che io mi lasci corrompere, andiamo. Prendi questo orologio. Zingaro. Carino, ma che servono tutti questi bottoni? Ma guarda come. Profondità, sveglia, altimetro. Prendi uno. Oh! Dirò mai che nella tasca è dentro di giubbino. Parla, come si esce da qua? Parla! Non ti dirò mai che l'uscita è in fondo al corridoio a destra. Ops, l'ho detto.
E adesso a noi due, misterioso. Ho detto bene! Non mi muovete! Colonnello? Dica, bro! Venga con il riporto, qualcosa di misterioso! Subito! Colonnello, che ci fa qua? Non potevo aspettare! Alzate le mani e uscite! Vi aspettano fuori! Uno! Aspetta! Sei fregato. Cos'è finita, misterioso? Il buio non è ancora, voglio vederti in faccia. Vieni, ci penserò io a te. Ci rivedremo presto. Ma qui a voi. Va bene. Sì, non funzionava quest'arma. Colonnello, però secondo me questo trance è una truffa. E secondo me non penso che funzioni. Mamma mia! Tra me se saremmo visti! Beirut. Con un paracadute? Guido.